Rintracciato in mattinata nel centro di Otranto il presunto assassino di Sonia, si tratta di un 39enne di Torre Annunziata, nel napoletano la giovane morta dissanguata dopo le 20 coltellate inferte alla presenza del fidanzato a Minervino di Lecce. Assalto armato ad un portavalori sulla statale 655 Foggia Candela, il corpo è andato a segno ai malviventi prima di fuggire, hanno portato via le pistole di ordinanza delle guardie giurate. Sono 804 gli OS pugliesi con contratto scaduto a fine gennaio e non rinnovato, in mattinata conferenza stampa dei sindacati insieme ai lavoratori. Buon pomeriggio, il telegiornale di Antenna Sud. In primo piano il femminicidio a Minervino di Lecce. In questo momento la persona arrestata questa mattina è con i poliziotti alla ricerca dell'arma. Una confessione, possiamo dire, quasi spontanea, visto che ha detto ai poliziotti di volerli condurre sul luogo dove ha gettato l'arma del delitto, quella che ha ucciso la 29enne di Rimini, tutto nato per gelosia. I dettagli. Mamma corre, dice: che succede? Dice: mamma, la Sonia sta sanguinando, e il suo ex la coltella. È stato rintracciato ad Otranto il presunto assassino di Sonia Di Maggio, la 29enne uccisa a coltellate a Specchia Gallone, frazione di Minervino di Lecce. Si tratta dell'ex fidanzato Salvatore Carfora, di 39 anni, di Torre Annunziata, nel napoletano. Ad arrestarlo gli agenti di polizia del commissariato. Aveva indosso gli abiti sporchi di sangue, sulle spalle uno zainetto. La vittima, originaria di Rimini da alcuni mesi, aveva trovato la felicità con il suo nuovo amore Francesco Damiano, di 29 anni, salentino. Una relazione che probabilmente non è scesa giù al suo ex fidanzato, che, giunto nel borgo Idruntino, l'ha vista passeggiare con la sua nuova fiamma e probabilmente, accecato dalla gelosia, l'ha coltellata in varie parti del corpo. Sono stati alcuni passanti insieme al fidanzato ad allertare i soccorsi e a tentare di rianimarla. In via Pascoli sono giunti poi i sanitari del 118, ma il cuore della giovane aveva già smesso di battere. Sulla scena del crimine sono arrivati gli agenti di polizia del commissariato di Otranto, che hanno avviato le indagini, in supporto anche i carabinieri dipendenti della compagnia di maglie. La vittima sarebbe stata più volte oggetto di minacce, anche di morte, da parte dell'ex. Sembrerebbe che la donna abbia fatto da scudo proteggendo il suo fidanzato dalle coltellate del rivale, più di 20 quelle sferrate, rimettendoci la vita. A raccontare alcune scene è Maria Teresa, la mamma di Francesco. Sono arrivati qua e lui li ha preso di spalle praticamente e l'ha subito coltellata qui al collo. E lei forse, come ho sentito, gli ha fatto da scudo a mio figlio, perché lui aveva minacciato anche di uccidere anche lui. E allora niente, poi lui ha cercato di prendere qualcosa per buttargli addosso, perché, e poi niente, ha visto che se ne scappa, poi non è che è andato a seguire, è rimasto con la ragazza. Condotto in commissariato, Carfora avrebbe ammesso le proprie responsabilità. L'uomo è un parcheggiatore abusivo senza fissa dimora. Era stato dimesso nel giugno scorso dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa. A suo carico anche l'accoltellamento di un collega, un parcheggiatore abusivo, nel 2011 a Torre Annunziata. Bocche cucite al termine dell'autopsia sul corpo di Tiziana Gentile, la 48enne bracciante agricole di Ortanova, uccisa a coltellate 7 giorni fa nell'abitazione dove stava trascorrendo il periodo di quarantena. Da indiscrezioni, l'esame autoptico eseguito dall'Istituto di Medicina Legale del Policlinico Riuniti di Foggia non avrebbe chiarito se la donna ha subito violenza, ma avrebbe confermato lo spietato accanimento dell'assassino sul corpo della donna. Numerose le coltellate inferte, soprattutto alla schiena, più una profonda al collo. Si attendono i riscontri di ulteriori esami, tra cui quello istologico, per sciogliere i dubbi rimasti irrisolti, tra cui quello dell'eventuale violenza sessuale. Nel Salento, per un'operazione antidroga che ha permesso di smantellare un'organizzazione che andava anche oltre i confini italiani, con base proprio nel sud Salento. La cocaina partiva da Amsterdam e arrivava nel Salento con tir modificati ad hoc per un trasporto sicuro. Un ingente traffico di droga stroncato dai poliziotti della squadra mobile di Lecce insieme ai colleghi di Brindisi, Taranto, Roma e Napoli e dagli uomini della direzione investigativa antimafia di Lecce. 26 le persone arrestate, 11 domiciliari e 15 in carcere su richiesta della procura di Lecce e disposti dal GIP Cinzia Vergine. I mezzi pesanti, autoarticolati, venivano modificati con la realizzazione di doppi fondi per l'occultamento dello strumento
stupefacente. Un sistema criminale col quartier generale nel sud Salento, ma con ramificazioni in tutta Italia e anche oltre, per la gestione di ingenti quantitativi di cocaina provenienti dal Brasile e diretti in Olanda. I poliziotti hanno poi scovato alcuni appartamenti ad Amsterdam, dove l'organizzazione criminale organizzava i carichi. Nel fascicolo dell'operazione Skipper sono confluite le intercettazioni telefoniche e ambientali e le transazioni bancarie eseguite dal gruppo. Disposto dal giudice un sequestro preventivo di beni pari a 4 milioni di euro. Quattro mezzi incendiati, chiodi a punta sull'asfalto, colpi d'arma da fuoco. Si è concluso così un assalto a Porta Valori avvenuto nel Foggiano questa mattina. Tiglio Scarano. Ennesimo assalto a Porta Valori nel Foggiano, anche questa volta con tanto di spari e mezzi incendiati. È accaduto intorno alle 7.30 sulla strada statale 655 nel tratto tra Foggia e Candela, all'altezza dello svincolo per Castelluccio dei Sauri. Un commando armato, giunto con quattro veicoli e formato da almeno 7-8 persone, avrebbe prima bloccato la strada posizionando di traverso quattro mezzi incendiati, due per ogni carreggiata, oltre a chiodi a terra, per poi assaltare due blindati della Cosmopol in transito diretti verso la Capitanata, forse agli uffici postali, costretti a fermare. Anche perché uno di loro è stato crivellato di proiettili. Il colpo sarebbe riuscito in minima parte. Fortunatamente nessuna delle guardie giurate sarebbe rimasta ferita. I malviventi sarebbero riusciti ad asportare una parte marginale del contenuto di un blindato, ancora in fase di quantificazione. L'ammontare del bottino rubato pare non più di 7-8 mila euro. Da verificare l'indiscrezione secondo cui i banditi avrebbero privato le guardie delle loro pistole d'ordinanza prima di fuggire. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, i carabinieri e la scientifica che indagano sull'accaduto. Sindacati, operatori sociosanitari sul piede di guerra e lavoratori precari speravano con il decreto milleproroghe di essere stabilizzati, ma per loro il 31 gennaio è scaduto il contratto e sono senza lavoro. Parliamo di 804 OS pugliesi che sono rimasti a casa. Operatori sociosanitari sul piede di guerra in Puglia. Il decreto milleproroghe approvato dal Consiglio dei Ministri, in vigore già da qualche giorno, aveva fatto aprire spiragli di luce per i lavoratori precari, ma così non è stato. 804 infatti quelli che attendevano la stabilizzazione, cui contratti sono scaduti il 31 gennaio. La Regione ha emanato una nota con delle indicazioni strategiche ed operative a tutte le ASL, sostanzialmente dicendo che prima di procedere ad ulteriori assunzioni di vincitori o idonei è necessario fare una serie di ricognizioni, verificare se costoro sono nelle condizioni di poter essere stabilizzati ai sensi del mille proroghe che modifica la legge Madia. E per fare queste ricognizioni Regione Puglia dà la possibilità a tutte le ASL di attivare una proroga dei contratti a tempo determinato di ulteriori 2 mesi. E intanto la CGIL Funzione Pubblica tuona. Alcuni DG si sono adeguati, penso a Lecce, a Taranto, a Bari, a Foggia. Cioè abbiamo due DG, in particolare il DG della ASL di Brindisi e il DG della ASL della BAT, che hanno deciso invece di sospendere completamente questi contratti e di attingere dalla graduatoria di Foggia, non per delle assunzioni a tempo indeterminato, ma per generare ulteriore precariato. Ci sarebbe da valutare anche la rimozione di questi direttori generali, perché vorremmo che ci fosse un comportamento omogeneo su tutto il sistema sanitario regionale. Io penso che dobbiamo evitare, in una fase come questa, di grande difficoltà, di alimentare un conflitto tra lavoratori, gli ultimi contro i penultimi, una storia che già da troppo tempo registriamo sui nostri territori. Il tema del precariato va affrontato seriamente, ancora i dati dell'Istat continuano a certificare anche ieri migliaia di posti di lavoro persi, soprattutto femminili peraltro, che abbiamo anche denunciato noi qui in Puglia. E non possiamo permetterci di assistere a questo scontro tra lavoratori. Perché ieri mattina io personalmente e altri miei colleghi siamo stati contattati direttamente dalla direzione di Bisceglie chiedendoci il perché non eravamo andati a lavorare. E noi giustamente gli abbiamo spiegati che il nostro contratto è scaduto e che a sua volta il caro delle donne aveva promesso i nostri sostituti, che ad oggi purtroppo non sono ancora andati. Non siamo i precari presi per 4 mesi, anche lì non andava bene, ma noi siamo in graduatoria anche del concorso di Foggia. Abbiamo superato una graduatoria, purtroppo non è colpa nostra se non hanno messo un concorso prima di 10 anni. Il ministro Speranza ha fatto il mille proroghe perché almeno possiamo risanare
precariato, invece stanno prendendo precariato su precariato. 4 mesi e poi li non fanno in tempo nemmeno a capire come funziona un reparto, che già devono andare a casa. Io in prima persona lavoro in infettivi di Brindisi, in malattie infettive Covid, e purtroppo anch'io ho assaggiato l'amara verità del virus. E sono stata contagiata, mentre lavoravo, e di lì sono stata anche in rianimazione per 15 giorni ed è bruttissimo, credetemi. Noi siamo rimasti soli, siamo solo 141 persone, anzi famiglia, perché adesso a una certa età è normale che siamo tutti sposati o come me sono sola, ho una figlia da mantenere e ho aspettato questo posto per 10 anni. Ti porti dentro un dolore enorme che non ti passa mai, è il dolore che hai visto negli occhi delle persone che tu hai assistito, che ogni giorno cercavi di strappargli un sorriso da quel viso solcato dalle lacrime. Purtroppo quelle lacrime le ho passate anch'io, mi sono scese anche a me. Papa Francesco mi ha chiamato, abbiamo parlato per 7 minuti, lo dice Rosanna, la mamma di Eleonora Manta, la 26enne di Secli, uccisa a coltellate con il fidanzato, l'arbitro Daniele De Santis, nel duplice omicidio di Lecce. Papa Francesco mi ha detto che mi è vicino, che da oggi in poi Eleonora e Daniele saranno nelle sue preghiere, ha detto di aver trovato inutile la lettera di scuse della mamma di De Marco e ha spiegato di non poter perdonare De Marco per quanto accaduto. Ed è tutto, buon proseguimento. Era Barese, Valeria Coletta, la consulente finanziaria di 35 anni che insieme con il marito Fabrizio Martino Marchi è morta in un incidente sulle montagne innevate del Bresciano, unica superstite della famiglia. La loro figlia Martina, di appena 5 anni, che è stata affidata ai parenti intanto per aiutare la piccola, è stata aperta una raccolta fondi. La donna è scivolata su una lastra di ghiaccio nei pressi di un canale ed è precipitata in un dirupo. Il marito, nel tentativo di salvarla, è caduto anche lei per oltre 200 metri, il tutto davanti agli occhi della figlia e di una coppia di amici. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime non indossavano scarponi adeguati per percorrere un sentiero come quello su cui sono scivolati. Solitamente quel tratto viene percorso da escursionisti con ramponi, mentre le vittime indossavano dopo sci. La figlia era invece su uno bob trascinato dai genitori. Valeria alcuni anni fa aveva lasciato la Puglia trasferendosi a Milano per lavoro, poi l'amore con Fabrizio e la nascita di Martina. C'è un'inchiesta per il focolaio Covid nella RSSA Villa Giovanna di Bari. Per gli inquirenti l'epidemia nella struttura poteva essere evitata. Sentiamo. Il focolaio poteva essere evitato se si fossero rispettate le misure di sicurezza. Così prende forma l'inchiesta sul focolaio scoppiato durante la prima ondata Covid nell'RSSA Villa Giovanna, nel quartiere San Girolamo di Bari. Tutto sarebbe partito da un flash mob del 16 marzo scorso, in cui ospiti e operatori sanitari non avrebbero indossato i dispositivi di sicurezza necessari. Solo uno degli episodi che fa parte di un fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica, che ha chiesto l'arresto per i manager del gruppo Segesta, al quale la struttura di Bari e la nuova Fenice di Neocattaro fanno capo. 130 casi positivi registrati tra gli ospiti della struttura, 27 le vittime, tutti anziani. Stando a quanto emerso durante gli accertamenti dei carabinieri del NAS, le criticità sarebbero state diverse, a cominciare dai PPE insufficienti fino agli operatori invitati a consultare internet per capire come indossare correttamente tute e mascherine. La richiesta di arresto domiciliari per epidemia è stata formulata per Federico Guidoni e Catina Piantoni, legali rappresentanti della Segesta Mediterranea, per Michele Di Tommaso e Tiziana Caselli, rispettivamente coordinatore sanitario e coordinatore gestionale dell'RSSA, e per Nicoletta Ricco, coordinatore gestionale della Nuova Fenice. È arrivato però il primo no del GIP, al quale la procura si è opposta facendo ricorso. Le criticità riscontrate dagli investigatori sarebbero tante, anche lavoratori che sono stati fatti rientrare nonostante fossero positivi al Covid. L'inchiesta si basa anche su una consulenza che la procura ha affidato al professor Silvio Tafuri, consulenza che ha permesso di accertare, come scrive lo stesso Tafuri, il focolaio epidemico a diffusione esponenziale non sia stato bloccato da interventi specifici.
Nessun rinnovo del contratto per gli OS della ASL BAT, non è bastato il sit-in ai piedi della sede legale dell'azienda sanitaria locale ad Andria. Francesco Zagaria. Vergogna! Vergogna! Il loro contratto è scaduto il 31 gennaio, sit-in di protesta degli OS della BAT ai piedi della ASL BT in via Fornaci ad Andria. Loro sono gli operatori sociosanitari che hanno prestato servizio negli scorsi mesi per la medesima ASL negli ospedali del territorio. Fronteggiando l'emergenza Covid, Nicola Brescia, segretario nazionale USPI, non si comprende perché soltanto nella BAT non si è proceduto alla proroga dei contratti a differenza di altre province. E tutti a casa, nel senso che il direttore generale dell'ABAT non ha ritenuto opportuno prorogare nessun rapporto di lavoro a 170 persone. Una cosa vergognosa, atteso che la ASL di Lecce, ma anche quella di Taranto e Foggia, hanno inteso prorogare da oggi per altri 2 mesi. Sappiamo che ci sono stati anche dei momenti di tensione. Che cosa è successo? Tensione altissima perché ci sono state mamme che con figli a carico perdono il loro posto di lavoro e quindi il dramma sociale è altissimo. Quindi purtroppo abbiamo avuto 2 o 3 colleghe che hanno avuto dei malori ed è prontamente venuto il 118. Perché accade questo secondo lei? Che cosa c'è dietro? Perché ci sono altri interessi, perché guarda caso oggi hanno assunto, a fronte di 170 che da oggi sono andati a casa, hanno assunto 40 dipendenti ex novo, cioè 40 persone nuove, che fino a ieri erano pizzaioli, erano meccanici, erano tutt'altro. Quindi sì, secondo noi ci prepariamo a fare un esposto agli organi competenti, perché si va a creare una tensione all'interno delle varie strutture e una carenza anche verso i pazienti Covid, perché come lei sa la BAT è ospedale Covid, quindi come si fa a mettere vicino a un paziente Covid un macellaio o un meccanico quando avevano questi che da 2 anni prestavano la loro opera? Quindi un fatto vergognoso. Prendersi cura degli altri con il sorriso, come fanno gli operatori della clown terapia, per farlo c'è bisogno di una formazione ben precisa. Abbiamo approfondito l'argomento con Antonella Davola. Portatori sani di sorrisi. Quando curi una malattia, puoi vincere o perdere. Quando ti prendi cura di una persona, vinci sempre. Non può che essere questo lo spirito e lo scopo di un'attività come la clownterapia. Volontari di ogni genere ed età, accomunati dalla gioia dei propri sorrisi, donati a pieno cuore a chiunque ne abbia di bisogno. Raccontaci questo fantastico mondo della clownterapia e dell'associazione Al Cuore di Foggia. Io parto subito da come è nata, perché ci tengo molto. È nata grazie ad un'esperienza mia negativa. Purtroppo ho dovuto affrontare un problema di salute, una diagnosi di carcinoma alcuni anni fa, e allora la vita è cambiata. Beh, il mio modo di reagire è stato questo, andando formandomi, e poi piano piano mi ha incuriosito l'idea di creare una squadra di nasi rossi. E poi per ultimo ho questo master di cui ci parlo. Sì, il master è nato proprio dall'esigenza di formare un professionista nell'animazione socio-educativa, perché il disagio e l'emarginazione è sempre più crescente. E poi le strutture, le RSSA, richiedono proprio la necessità di organizzare degli interventi, dei progetti sia per gli ospiti, che siano anziani, siano bambini, pazienti psichiatrici. Quindi nasce proprio dall'esigenza di mettere su dei professionisti. Il master per me è stata un'opportunità bellissima, un riscatto per me stessa, perché è un'opportunità. Antonella, che ci fai qui? Bella domanda. Allora, io sono qui perché, nonostante la mia giovane età, infatti sono la più piccina di tutte quante, io sono diversamente alta, ma veramente anziana, e donare, come si dice sempre, ripaga tantissimo. A chi fa più bene questa attività, a voi o a loro? Ma in primis a noi, a loro, tutti quanti, bambini o anziani,
ci danno tanto. Test antigenici rapidi nelle farmacie e la Giunta ha approvato l'accordo. Test antigenici rapidi nelle farmacie ha approvato l'accordo sottoscritto tra Regione e Federpharma, Assofarm e Ordini Provinciali dei Farmacisti. Chi vorrà sottoporsi a tampone rapido potrà farlo nelle farmacie aderenti a un costo non superiore ai 20 euro. I test saranno consentiti solo ai soggetti che non siano contatti di casi sospetti. Se il test dovesse risultare positivo, si procederà alla conferma con test antigenico rapido di terza generazione o con test molecolare. In presenza di positività, i casi dovranno essere presi dunque in carico dal medico o dal pediatra di famiglia. L'adesione all'accordo da parte delle farmacie pubbliche e private è su base volontaria, previa registrazione sull'apposita sezione dedicata disponibile sul sistema informativo regionale edotto, anche al fine di consentire l'espletamento delle eventuali verifiche da parte delle ASL sul possesso dei requisiti specifici. Successivamente le farmacie aderenti dovranno essere profilate sul sistema informativo regionale Java Covid-19 per gli adempimenti connessi agli obblighi informativi nazionali e regionali relativi al conferimento giornaliero dei dati sui soggetti e sui test eseguiti. La chiusura delle aule studio a causa delle restrizioni del Covid sta comportando dei disagi e delle difficoltà agli studenti. Arriva l'appello dell'Associazione Studentesca di Foggia. Ascoltiamo. A fronte dell'emergenza epidemiologica, gli spazi studio rivolti agli studenti e alle studentesse sono stati del tutto chiusi. Questa situazione ha comportato una serie di difficoltà e disagi, tanto da indurre le organizzazioni studentesche, Link Foggia e Unione degli Studenti Foggia, ad inviare alla Regione Puglia e alla Biblioteca di Foggia una richiesta di riattivazione del servizio di consultazione in presenza. Questo servizio era stato sospeso quando la situazione sanitaria si era aggravata negli scorsi mesi, ma studiare a casa per molti e molte è un problema. Sentiamo. Noi lo diciamo da tanto tempo che ci sono dei problemi di spazi, delle questioni di spazi all'interno della nostra città che non permettono agli studenti di studiare fuori dalle case, che molto spesso diciamo vivono di situazioni familiari che molto spesso non coincidono con i tempi di studio e di vita sostanzialmente degli studenti. Quindi pensiamo che in questo momento specifico, tanto per, diciamo, per la situazione della pandemia quanto per gli esami che ormai sono impellenti, sia necessario un intervento immediato per dare delle strutture nel quale gli studenti possono studiare. Inoltre riteniamo che al di là, diciamo, del momento degli esami sia importantissimo fornire anche in maniera duratura delle strutture nel quale poi gli studenti possono studiare, anche superato questo periodo, nel quale possono vivere una situazione di maggiore tranquillità. Quali sono le principali difficoltà degli studenti nel loro studio a casa? Spesso c'è problematica di spazio, ci sono tante persone in una sola casa, quindi si ha difficoltà nella concentrazione. Essere in un luogo in cui c'è un silenzio che concilia lo studio può essere un modo migliore per poi fare degli esami e quindi un'attività più serena rispetto allo studio. La Puglia arancione non fa bene alle attività del comparto della ristorazione agroalimentare, in 15.000 sono a rischio chiusura, questa è l'analisi delle associazioni di categoria. Con la Puglia in zona arancione da 15 giorni consecutivi e per un'altra settimana è crisi per le attività di 15.000 bar, trattorie, ristoranti, 6.500 pizzerie e 876 agriturismi in Puglia, con un effetto negativo a valanga sull'agroalimentare regionale, con una perdita di fatturato di 750 milioni di euro per i mancati acquisti in cibi e bevande, per cui è necessaria una robusta iniezione di liquidità e provvedimenti di sostegno al lavoro per garantire che le aziende sopravvivano alla crisi. Le misure più restrittive colpiscono 4 milioni di pugliesi che risiedono nella zona arancione, secondo l'analisi delle associazioni di categoria. La spesa alimentare è tornata indietro di 10 anni su valori del 2010, nonostante che in termini percentuali si sia verificato un aumento rispetto alle altre spese. I consumi alimentari dei pugliesi fanno segnare un calo del 10% nel 2020, con effetto del crollo del canale della ristorazione che non viene compensato dal leggero aumento della spesa domestica. La spesa media mensile in Puglia è
di 1.996 euro a famiglia, mentre per la spesa alimentare i pugliesi spendono 453 euro a nucleo familiare per la tavola. In complesso, quasi 22.000 ristoranti, bar, mense, pizzerie e gli agriturismi operanti in Puglia sviluppano un fatturato annuale di oltre 5 miliardi di euro, che ora è azzerato. Una situazione di difficoltà che ha fatto chiudere il 14,4% di ristoranti e bar, secondo Confcommercio, e gli effetti della chiusura delle attività di ristorazione. Nella BAT si continua a coltivare il sogno di una propria zona ZES ASI per le imprese locali e per attrarre nuovi investitori. Il fronte è unico. Anche da Confindustria Puglia ci si schiera a favore della zona ZES ASI nella BAT. Il fronte è unico, le zone economiche speciali al vaglio della Regione Puglia e la possibilità di un consorzio ASI sul territorio rappresentano due grandi opportunità per le nostre imprese, per attrarre nuovi investitori da fuori regione, per risvegliare l'economia locale, per generare nuovi posti di lavoro. Oggi più che mai, in tempi di Covid, è importante programmare il futuro, così come ci spiega il presidente degli industriali pugliesi, il dottor Sergio Fontana, presidente anche per le province Bari BAT. Se partiamo da Canossa, Canossa non ha una zona industriale che si può espandere, ci sono molti imprenditori che da Canossa stanno andando via perché non abbiamo le infrastrutture. Io non voglio aiuti a pioggia, non voglio che vengano dati aiuti alle imprese che sono bonus di cittadinanza, il bonus di il reddito di cittadinanza. Tutti questi bonus vanno bene in un momento di emergenza, ma noi non vogliamo questo. Noi imprenditori vogliamo infrastrutture, vogliamo che se ci sono degli imprenditori validi abbiano la possibilità di costruire. C'è un vecchio detto a Canossa di Puglia, ve lo dico proprio in dialetto, che dice: se hai tofani costruisci, se hai tufi puoi costruire, ma se c'è uno spazio dove costruire, se c'è un'opportunità dove costruire. Canossa non è una zona industriale, molti nostri imprenditori stanno emigrando nelle città limitrofe. La stessa BAT non ha una zona ASI attrezzata, non ha la stessa pari dignità che hanno le altre province. Io ringrazio moltissimo sia lo Stato italiano nel nome e nella persona del prefetto Valiante, Maurizio Valiante, che si sta battendo perché la regione, la provincia BAT abbia la stessa dignità delle altre province, e anche il nostro presidente della provincia, Bernardo Rodispoto, che sta veramente facendo un ottimo lavoro in sinergia, in sincronia con la nostra Confindustria per tentare di rilanciare il nostro territorio. Perché dobbiamo puntare sul rilancio e sul lavoro, solo le politiche attive del lavoro, labor omnia vincit, solo se puntiamo sul lavoro riusciremo a vincere qualsiasi difficoltà e a superare questo momento di crisi, dopo aver superato le problematiche della pandemia. Adesso parliamo di case in vendita, c'è anche una pioggia di richieste in un piccolo borgo dei Monti Dauni, da 1 euro a 15.000 euro il prezzo. Il costo va da 1 euro a 15.000 euro, ma il numero di case in vendita a Bicari non regge la grande quantità di mail arrivate da tutto il mondo di gente interessata a comprare un immobile nel piccolo borgo dei Monti Dauni. Tutto è partito nel 2019 con il progetto Case a 1 euro, però da ristrutturare per favorire il ripopolamento e il miglioramento del decoro urbano del paese. Progetto recentemente allargato anche ad abitazioni già pronte, ma dai costi comunque bassi. E un articolo riportato sul CNN Travel, noto network americano, ha fatto schizzare alle stelle il numero di interessati, oltre 7.000 le mail giunte al comune in appena 3 giorni. Le mail stanno arrivando sostanzialmente dagli Stati Uniti e dall'Europa, in particolare Belgio, Olanda, Inghilterra, anche Francia. C'è qualche messaggio in particolare che l'ha colpita? Alcuni raccontano la loro vita e i loro progetti, chiedono se le loro aspirazioni possono essere risolte, consolidate anche nel nostro paese. Altri invece raccontano di contatti già avuti, per esempio con la Puglia, con altre destinazioni qui vicino, o di familiari di origine pugliese o di origine addirittura anche biccarese. Voi che cosa offrite? Noi offriamo la possibilità di comprare a costi ragionevoli un'abitazione nel centro storico di un borgo molto bello come quello di Biccari, e qui di avere un progetto di vita nuovo. Molti infatti scrivono di voler uscire per esempio dal caos di una città, o di voler trovare, diciamo, delle dimensioni più umane dove poter vivere, dove poter lavorare. Ogni porta che riusciamo a riaprire diventa un'occasione, diventa un'opportunità
per i proprietari che spesso hanno il peso di questi immobili inutilizzati, il peso sia dal punto di vista fiscale che dal punto di vista manutentivo, per il paese che potrebbe migliorare la qualità del suo decoro, del suo arredo, ma anche per l'economia locale. A Barletta importante finanziamento riguarda lo storico Palazzo Bonelli, che potrebbe diventare il palazzo della disfida. Un palazzo storico e che attendeva risposte da lunghi anni. Buone notizie per Palazzo Bonelli a Barletta. Il comune si è aggiudicato un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nono piazzamento tra i 20 progetti vincitori, 60 le domande pervenute da tutta Italia. Un percorso che aveva visto anche il gruppo dei 5 Stelle in Consiglio Comunale spingere sull'acceleratore, frutto quindi di sinergie istituzionali al netto dei colori politici. Diverse le idee per il futuro. Il Comune di Barletta ha partecipato a dicembre a un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri di Investitalia, che è un'agenzia a supporto della Presidenza, chiamato Italia City Branding. Era un bando rivolto ai capoluoghi italiani per dare un contributo alla creazione di un brand della città. Barletta ha voluto candidarsi, è stata tra le 60 proponenti al nono posto, 20 selezionate, e ha ricevuto un finanziamento di 900.000 euro. Più altri 200.000 euro che il Comune in vari modi cofinanzierà l'opera. In realtà quei 900.000 euro non sono per la sistemazione del palazzo, ma saranno messi a gara per la progettazione dei lavori, che poi svilupperanno altri finanziamenti per la messa a nuovo del progetto. Il progetto Italia City Branding non si concentra solo però su Palazzo Bonelli, perché, come dice il nome, c'entra il modo di vedere il brand della città, che noi abbiamo voluto intendere come disfida di Barletta. Il progetto prevede 3 azioni, una di queste, il più importante, è il recupero di Palazzo Bonelli, che ospiterà, come idea abbiamo, quella di ospitare una esposizione permanente della disfida di Barletta, una sala conferenze, degli spazi comunali aperti ai cittadini. E la seconda azione è nella comunicazione, nella creazione di un brand Città della Disfida, che possa ancor di più caratterizzare la comunicazione, l'immagine e la promozione di questa città. Sospesa l'interdittiva antimafia per la società barese Il Veliero, concessionaria delle spiagge libere Pane e Pomodoro e Torre Guetta. Il Tribunale di Bari ha disposto la sospensione dell'interdittiva antimafia e il contestuale controllo giudiziario per 2 anni della società Il Veliero, titolare di 2 concessioni demaniali a Pane e Pomodoro e Torre Guetta sul lungomare di Bari. Il Collegio ha accolto l'istanza presentata dai difensori, gli avvocati Francesco Paolo Sisto e il professor Saverio Sticchi Damiani. Nel provvedimento, spiegano, si dà atto che l'azienda non è qualificabile come impresa mafiosa e che con il controllo c'è la possibilità per la società di intraprendere un percorso di recupero dell'attività imprenditoriale sotto la supervisione del Tribunale con garanzie proprie di una procedura giudiziale. I giudici, tenendo conto, aggiungono, dell'attività di self-cleaning avviata dall'azienda, nonché della riorganizzazione dell'attività del personale, hanno quindi stabilito che la gestione sia affidata all'amministratore giudiziario Gianfranco Patino. Grazie a tale decisione, l'azienda, oltre al salvataggio delle commesse pubbliche in atto, continua ancora la difesa, potrà partecipare alle procedure di gara, vedersi aggiudicati nuovi appalti e di conseguenza sarà iscritta la cosiddetta white list. I difensori della società attiveranno ogni procedura, concludono, finalizzata al ripristino della concessione di Pane e Pomodoro, quella di Torre Guetta decaduta a seguito di sentenza del giudice amministrativo, per la quale, alla luce di quel provvedimento del Tribunale, non vi sarebbero più condizioni ostative. Avrebbero allestito un'officina meccanica per smontare auto rubate. Un incensurato 52enne di Bari è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione. I militari lo hanno scoperto seguendo il segnale GPS di una Fiat Panda che era stata rubata in una traversa di via Sparano di Bari qualche giorno fa. Quando sono riusciti a localizzare con esattezza il segnale, sono intervenuti e nel capannone hanno trovato altre 3 auto oggetto di furto, una completamente smontata e le altre 2 in fase di smontaggio. Un furgone rubato carico di materiale di ricambio e numerosi pezzi di veicoli, trasportelli, sedili, specchietti retrovisori già catastati e pronti per essere rivenduti o rimontati su altre auto. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed è stato denunciato in stato di libertà un uomo. Andiamo avanti. Il videogame tutto made in Bari per promuovere progetti virtuosi e affrontare l'emergenza coronavirus. È questo il progetto di INA, il stesso atto regionale alle promozioni della salute della Regione Puglia.
Il periodo emergenziale ci impone di trovare nuove strategie e metodi innovativi per portare avanti percorsi virtuosi. In quest'ottica, INAIL Puglia e l'Assessorato regionale alla promozione della salute della Regione Puglia, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, proseguono una partnership consolidata negli anni con la realizzazione di due iniziative sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro, destinate a tutti gli studenti della Regione Puglia. Attraverso queste iniziative si intende promuovere tra le nuove generazioni i concetti cardine della prevenzione e dei corretti stili di vita, aiutando i ragazzi a conoscere, ad evitare i rischi presenti a casa, a scuola e negli ambienti di lavoro, e che da quest'anno saranno integrati anche dal rischio di contagio da Covid-19. Di qui nasce il primo videogame italiano per affrontare l'emergenza coronavirus a casa, a scuola e al lavoro, Scaccia Rischi, ideato a Bari da PM Studios. È un videogame che si scarica gratuitamente, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, per aiutare i ragazzi e gli studenti e le studentesse ad orientarsi sui temi della sicurezza e della prevenzione. Sono un gruppo di supereroi che all'interno di un videogame educativo, ispirato nelle meccaniche centrali di gameplay al grande action platform Super Mario, combattono l'oscura minaccia dei Dangerbots, il cui scopo è dar vita a terribili incidenti. Scaccia Rischi in realtà è molto più di questo. Scaccia Rischi è un universo cross-mediale che rappresenta l'apice dell'applicazione in ambito educativo dell'esperienza ludica della PM Studios. Scaccia Rischi dà la possibilità ai ragazzi di avviarsi in un percorso che è virtuoso, che è quello della conoscenza, è quello dello sviluppo di capacità particolare, perché i rischi sui luoghi di lavoro, in casa, negli ambienti che normalmente frequentano, ci sono. Purtroppo si realizzano e si concretizzano, e quindi la necessità di conoscerli vuol dire anche imparare ad evitarli e vivere in una condizione di maggiore sicurezza. Agrumo, guerra e furbetti della differenziata, il Comune intensifica i controlli, elevate 60 sanzioni negli ultimi due mesi. Dobbiamo cercare di migliorare la percentuale di raccolte differenziate, che si gira già al 76% circa. Noi vorremmo alzare questa percentuale. Il comune di Grumo Appula continua a migliorare la percentuale di raccolta differenziata. A dicembre scorso è stato superato il 74%, il risultato ottenuto grazie ai cittadini responsabili e all'impegno di Polizia Locale in collaborazione con la Tecnoservice, gestore del servizio di igiene urbana. Negli ultimi due mesi i controlli per verificare il rispetto delle regole introdotte dal sistema di raccolta rifiuti porta a porta hanno portato a 60 sanzioni e 6.000 euro di multa. Sabato scorso invece, a margine delle verifiche compiute, sono stati sanzionati 15 cittadini per il mancato rispetto delle modalità di conferimento. Abbiamo avviato un percorso virtuoso, spiega il sindaco Michele Minenna, che mira al rafforzamento della qualità della vita e dell'igiene urbana. L'intento di questi controlli non è tanto quello di dover punire i cittadini, ma quello di poter dare una maggiore informazione. Servono proprio ad essere da deterrente a quelli che magari in maniera o involontariamente o magari senza quel senso di civico che deve accomunarci, magari conferisce in maniera sbagliata, distratta o, spero, ci auguriamo, non voluta, il conferimento soprattutto il sabato. In prima linea per monitorare il territorio, la polizia locale. È una parte della popolazione chiaramente ancora restia ad adeguarsi a quelle che sono le norme. E, diciamo, questo non voler conferire in maniera corretta il rifiuto comporta anche comunque un onere per l'amministrazione a livello di costi e anche per la ditta, che chiaramente quando poi deve conferire il materiale all'interno delle discariche, trova dei problemi, perché se trova materiale che non è conforme, diciamo, li fanno le contestazioni, che potrebbero fare anche a noi. Per il resto, cioè, noi continueremo a fare questo controllo finché non educheremo la gente al corretto conferimento dei rifiuti. Ed è tutto, buon proseguimento.